Anzi, facciamo così, piuttosto che guardare Asmongold, andiamo a vedere il video che ha guardato Asmongold. 8 minuti, anche discretamente corto, quindi lo guarderò. With Diablo 4. There's a million Reddit posts about quitting the game because there's nothing to do. Almost no one on my friends list seems to play Diablo 4 anymore. And a lot of big content creators have pretty much moved on from what I've seen. On my level 100 druid, I can't think of a single reason to log in. I mean, I hardly wanted to log in to even make this video, and it's sort of a downer, to be honest. To top it off, the prospect of... Beh, diciamo che l'inizio è bello strong, eh? Bello strong l'inizio. Ovviamente dice che nella sua lista amici non c'è più nessuno che gioca a Diablo, che lui non ha più nessuna voglia di loggare il suo PG portato al 100 perché non ha un cazzo da fare. Creating any sort of alternate character seems pointless when we're less than 2 weeks away from making another new character for season 1. E ovviamente quello che abbiamo visto ieri, che è successo anche in stream, è successo anche in stream, che siamo entrati a guardare un po' la Sorceress così un po' da vicino, ma ovviamente non ha senso fare un PG nuovo perché tanto tra 2 settimane dovremo fare. Why don't I have anything to do on my druid? Purtroppo di queste informazioni noi non le sappiamo, Gera, perché la roba di Diablo e di Blizzard è tutta chiusa. Quindi non sappiamo, non penso che ci siano neanche i log per vedere quanta gente c'è realmente nei server. Sai, tipo Steam Charts, Charlemagne o roba così. Oh. Let me show you guys why it's bad. So the power... Ah, ok. Ok, già ho capito dove vuole andare a parare. Quello che ci dirà tra poco è, come vedete, che ci sono i vari gear che hanno un tier, no? Voi sapete benissimo che tutti gli item che droppiamo hanno un tier. L'ultimo tier è il tier 6. Il tier 6 va dal 7.25 in poi. 7.25 come item power, proprio come livello dell'oggetto. Il massimo che si può andare a prendere sono gli 8.20, calcolando che ci sono quegli unici che possono droppare, quegli unici rari che si possono prendere dai boss che sono in giro sulla mappa, che possono andare anche oltre 8.30, 8.40, eccetera eccetera. E il tier ovviamente è importante per le main stats. Le main statistiche all'interno del gioco sono determinate dal tier. Quindi un oggetto che va dal 6.25 al 6.74, al 7.24 scusate, che è un tier 5, avrà le statistiche più basse di uno che sta in tier 6, che è tutti quegli oggetti che stanno dal 7.25 in su. Questo che vuol dire che quando droppiamo un oggetto al 7.25 già è possibile che sia un Godroll, perché già è possibile che abbia le statistiche tutte alte, ok? Quindi i 7.25 noi li droppiamo già in tier 4, intorno, ma in realtà dipende, già essere in tier 4 hai la possibilità di dropparla sta roba. Quindi automaticamente lui sta presumo che dirà che il grind delle nostre build, di perfezionare le nostre build, si può interrompere molto prima e non per forza di cosa arrivare al 100. Ed è proprio lì l'argomento di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, dove secondo me ci poteva stare un mondo 5 ficcato dentro oltre il mondo 4, per far sì che il leveling dal 75, dal 70 in su fino al 3, fino anche all'80, dagli ultimi 20 livelli ci fosse un tier in più. A breakpoint system that, which is like the whole part of the system that's broken. The only exception to this rule is that weapon damage increases or the resists on jewelry goes up or the armor value increases, like the very basic stats of the item can go up. Esatto. Le uniche cose che possono aumentare ovviamente sono le statistiche dell'armatura, quindi proprio l'armatura base e il DPS delle armi. Also, as the item power maximum increases by 10, it drags the back end of the bubble with it. This helps to eliminate... Vabbè, lui sta facendo un esempio molto pratico con sta roba qua, dove dice che praticamente quelli che vedete in nero sono i numeri dell'item level, e poi quello che lui sta utilizzando come rettangolo rosso è una bolla che dovrebbe essere il range entro il quale tu vedi determinate statistiche. Ovviamente quello che sta dicendo lui è che dopo il 7.20 adesso noi ci fermiamo, e secondo lui ogni volta che facciamo un tier di livello, quindi ogni volta che facciamo un livello con il nostro personaggio, il tier dovrebbe aumentare, e automaticamente le statistiche all'interno del nostro, dei nostri pezzi che droppiamo sempre più alti dovrebbero aumentare, così si ha un senso di progressione che non si ferma al tier 4. Su di 3 avevi la figata che il Paragon era infinito, ogni livello ti permetteva di alzare alcune stat senza limiti, pigliavi pochissimo, chiaro, ma ti dava quella sensazione di continua crescita che qua non si ha,
Una volta fatto il 100, sì, in realtà non si ha già. Ah sì, se parli del Paragon non si ha oltre il 100. Se parli soltanto di Gear, in realtà è un po' più basso il livello che devi raggiungere. Però sì, mi trovi d'accordo. Questo sistema qui, in parte, non era infinito, ma era un sistema che hanno messo anche su The Division 2. Un po' di rant, sì, però è educato, c'è sta lui, comunque fa una disamina giusta. And also, we can't get these powerful items here when we're over here. I don't want a perfect rolled level 100 item at level 66. I want to go from level 99 and get to 1000 and be like, wow. È giù, cioè nel senso quantomeno dai un minimo di progressione e di vantaggio, tra virgolette, a quelli che magari arrivano oltre il livello 72. Che poi è quello che tra virgolette ti blocca la progressione. Perché una volta che droppi la roba al 7.25, praticamente cioè già potresti aver già trovato la roba Godroll. A parte i livelli di armatura e di spine, che sappiamo che in realtà quelli aumentano, ma delle spine sti cazzi. E arrivare a livello, che ne so, quando sei già dall'80 in su, cominci a trovare roba che magari si porta fino al 1000. Questi numeri qua sono sarebbe il gear score, eh? Quindi item power 1000 items and these are gonna be, quantomeno hai la possibilità di trovare dei range più alti. Ci sta, è una cosa che va a completare il tutto il discorso che abbiamo fatto su Diablo, quindi secondo me ci sta assolutamente sto video. Sto ragazzo ci ha preso la tier list dei DPS. No, in realtà vorrei vedere proprio la tier list in generale. Quindi Fire Mage, S-tier, Shadow Priest, S-tier, Druido, non avevo mai il Druido, sempre S-tier. Se solo il cazzo tu sa il Druido. E pure il Fire Mage, raga. Anche basta, oh. Frost Mage è stato nerfato e poi buffato. Devastation l'Evoker, il Rogue. Ecco, il Rogue me l'ero fatto io su World of Warcraft. Avevo iniziato, però faceva schifo già allora e fa schifo ancora adesso. Mentre gli healer, fa vedere gli healer. Holy Paladin, ma non mi dire. Restoration Shaman, Restoration Druid. Cioè pure il Druid sta messo meglio del Dishi. È che Palagi era basso, Serpe, ti ricordi? Il Palagi non era mica allo stesso livello del Dishi. Senza contare che non ero assolutamente studiato per utilizzare il Paladino. Avevo sempre problemi a tenere su la gente, non so perché. Non l'avevo ancora giocato abbastanza bene, quindi... Mi ricordo che però ai tempi quando giocavamo noi c'erano alcune run dove c'era l'Holy Paladin... Che faceva più danno dei tank, o faceva a volte anche più danno dei DPS, in base a quanta gente c'era nel pool. Una roba incredibile. Scegli uovo BDO e io lo scarico. Oh no, cambiamo subito argomento, ragazzi.